Antonetta, come va? E sta andando, diciamo, bene. Ho problemi, nel senso, quando faccio il trampolino, a me gira tanto la testa, non riesco a mantenere l'equilibrio. Tu vai molto veloce quando fai gli esercizi, io sono un po' più lenta, però cerco di sforzarmi nel fare, magari non riesco a fare tutto quanto l'esercizio, però cerco di fare quello che posso, insomma. E ho cominciato lunedì il digiuno intermittente Di questa? E sì, lunedì questo, sì. quando ci siamo visti l'ultima, cioè, ci siamo visti quasi Sì, perché 3 settimane io fa. ho avuto i lavori in casa, quindi era troppo, cioè, troppe cose, non riuscivo a fare subito, non sono riuscita a organizzarmi bene. Adesso ho lasciato, diciamo, la cucina in mano a mio marito, per cui io mi tengo in un angolino da una parte e quindi riesco a fare meglio il digiuno e organizzarmi per me. Ecco, sto Allora, pensando un po' di. io ti blocco perché le scuse sono tante. Allora, perché sei venuto da me e non hai messo subito in atto quello che ti ho detto di fare? Dovevo fare una serie di visite mediche perché mi hanno sospeso il medicinale, dovevo rifare le analisi, dovevo rifare tutte le cose e quindi ho detto vabbè, comincio lunedì come al solito, poi lunedì passa a martedì e quindi la mia testa era concentrata su di me, sono riuscita, insomma, non è facile per me prendermi 5 minuti per me, nel senso, c'ho 2000 Esatto, cose. ecco dove sono arrivata, E dove quindi. volevo arrivare. 5 minuti per Simonetta. Torniamo su questo perché Yes I Can non è per farti dimagrire. Yes I Lo so, Can è lo per farti so. cambiare qua. Allora, torniamo per qui. Simonetta, che c'è dentro di te che ti dice che non meriti 5 minuti per te? Perché non lo prendi proprio con i denti, morticchiando la vita per avere quei 5 minuti per te? Che cosa dentro di te in questo momento dice: guarda, non mi do quei 5 minuti perché? Rispondi. Ma perché sono. Allora, forse mi sento aggravata da una situazione con mia madre che adesso è rimasta da sola, per cui lei si organizza la sua vita. Io in base a quello, alle cose di mia madre, alle esigenze di mia figlia, e quindi scorro a destra e a sinistra, però non riesco a trovare i 5 minuti. Questa è Allora, la verità. facciamo un'altra domanda. Ok, se io ti chiedo, un sbaglio mio, se io ti chiedo di cercare la scusante perché non trovi i 5 minuti, lo troverai sempre. Lo troverai madre, cane, mobili, figlia, questa. Adesso facciamo un'altra domanda. Come possiamo trovare i 5 minuti per Simonetta? Che cosa possiamo fare? Da oggi, che sono 13 maggio, sono sabato 13 maggio e sono le 9:36 di mattina, da oggi, da questo preciso istante, che cosa possiamo fare per darti 5 minuti per te? Ma io adesso, queste ultime settimane, mi alzo mezz'ora prima per fare, cerco i tuoi risvegli muscolari e cerco di farli da sola in salotto senza che nessuno mi disturba e poi inizio tutta la giornata. Buongiorno Gil, buongiorno a tutti, sono Simonetta, sono arrivata all'impianto sportivo, sono le 8:30 e stamattina iniziamo alla grande. Io mi sento più energica, questo è vero, e mi sento sgonfia perché mi si è sgonfiata la pancia, per cui anche a determinati movimenti li faccio più facilmente. Devo dire che non so se è suggestione o se è verità, ma il braccialetto funziona, tant'è che mia madre ha detto che lo vuole pure lei, perché lei ogni tanto sbanda, e quindi quello mi aiuta tanto, sinceramente. Allora, E quindi. andiamo a parlare diciamo, dei prodotti. Tu stai parlando di Quantares. Hai messo il bracciale. Dimmi come ti trovi con Quantares. Ho riscontrato che, per esempio, la notte quando mi alzavo per andare in bagno, sbarrellavo e andavo sempre addosso all'armadio, una cosa stupida.
Adesso non succede più questo, io mi alzo e non sbando e anche sul tappeto io vedo che sì, inizialmente perché erano movimenti che non avevo mai fatto, per cui è chiaro che è un po' così, però io anche nel camminare, anche nel fare le cose quotidiane non vado più a destra e a sinistra, insomma non sbarello più. Quindi io mi trovo bene con questo. Dimmi Io un'altra cosa, quali integratori ti ho dato? Perché non ho l'elenco di Allora, mi hai fronte. dato quello, il Noni la mattina, poi Sì. prendo quello per la menopausa, Balance. il Balance e il Glicopen. E che Glicopen, cosa sì. hai Glicofen, e che cosa stai notando sulla linea, sull'energia, sulla Allora, fame? Dimmi come ti stai trovando. Fame non ne ho, ma io non ho mai tanto sofferto di fame durante le diete, cioè io tendenzialmente, conoscendo il mio corpo, io vado sempre non riesco mai a scendere di peso perché io sono abituata a mangiare poco, per cui il mio corpo va in protezione e quindi è difficile che riesco, solo aumentando il metabolismo, facendo movimento, riesco poi a scendere. Io infatti ho notato che quando magari il giorno che non faccio il trampolino e faccio magari solo risveglio muscolare oppure faccio un po' di ginnastica a terra, poi scendo di meno rispetto a quando faccio il trampolino. Questo mi sono resa conto anche dalla bilancia. E poi mi hai dato la cosa della melissa, quella per dormire. E dormo La melissa composta, come dormi adesso? più serenamente, nel senso mi sveglio riposata, non mi sveglio con gli occhiali, avevo sempre le occhiaie, adesso mi si sono sgonfiate le occhiaie, la crema tua è stupenda. Allora, allenamento finito, sono sudata, un po' stanca. I pantaloni di gel sono fantastici, durante anche l'esercizio non danno fastidio per niente, si sa, sono contenitivi bene. E volevo parlarvi degli integratori. Allora, il New Balance per la menopausa pare che funzioni, nel senso che ho meno vampate e soffro un po' di meno. E il Noni la mattina mi dà un sacco di energia e quindi mi sento più sveglia, più attiva. E la Melissa la sera per dormire pare, insomma, per adesso va bene, dormo più serenamente, mi si sono sgonfiate anche le borse sotto gli occhi. E una cosa favolosa è la crema di Jill, che è veramente fantastica. Già vedo la differenza sulla pelle. Buon proseguimento a tutti, ciao. Come ti trovi con Regenerage? Allora, Regenerate mi piace molto perché si assorbe subito e non rimane la pelle umidiccia che devi aspettare 20 minuti prima di truccarti, no? Sento che si assorbe bene, lascia la pelle liscissima e rimane poi liscia bene per tutto il giorno. E poi c'è una profumazione che è deliziosa. Io purtroppo sono fissata su queste cose. Le creme, se hanno una profumazione che non mi piace, non riesco a mettermele. E devo dire Esatto. invece che la tua è favolosa. Continui con il tuo allenamento, continui con tutti i protocolli. Ah, ultima cosa, Be Good, come ti stai trovando con Be Be Good mi Good? sto trovando, purtroppo l'ho rotto, nel senso che con le unghie ho fatto un buco, però lo sto mettendo anche dentro casa e devo dire che io ti ho mandato il messaggio, il video l'altro giorno, che c'è la mia estetista quando mi ha fatto la ceretta mi ha detto, mamma mia che gambe lisce che c'hai, ma ti si sono dimagrite, sei dimagrita tanto, ho fatto no, veramente io non sono dimagrita tanto perché sono dimagrita a 3 kg, però evidentemente anche il cuscinetto che avevo sul lato della coscia, ce n'è molto di meno, nel senso io cerco di metterlo più che posso anche dentro casa quando non faccio niente. Ti piace il contatto del prodotto, ti piace proprio il Sì, prodotto? perché poi quando lo metti non ti dà fastidio anche se è molto aderente perché è molto morbido ed è comodissimo, è molto elastico, esatto. Mi piace molto. Sono contenta. Simonetta, io ti devo salutare perché c'è un altro appuntamento da dire. Sono molto contenta di averti visto. Ci rivedremo, magari o prossima settimana o fra 2 settimane. Ok. Prova di difenderti, continui con il tuo percorso, salta il più possibile e Sì, lo so. ci vediamo tra una decina di giorni, va Va bene? bene, ok, ti ringrazio. Ciao. Cuore. Ciao Ciao. Simone, un bacio a Ciao, ciao. te, ciao. Gil, volevo dirti che ho iniziato a fare il digiuno intermittente da lunedì. Per adesso tutto bene, l'unico problema è che devo cenare presto prima dei miei perché loro mangiano cose che io non posso mangiare e quindi devo scappare dalla cucina.
E l'allenamento vado, continuo ad andare 3 volte a settimana in palestra e poi prima pomeriggio, cerco di fare il più possibile il trampolino. Abbiamo fatto un bel percorso. Parli del tuo percorso e i successi, un po' le sensazioni. Allora, abbiamo iniziato, io ero molto, molto stanca, non avevo energia e poca voglia di fare le cose, devo essere sincera. E ho piano piano con la costanza, sono andata in palestra, con il trampolino facevo tutti i giorni, a ora di pranzo dopo che tornavo dalla palestra. E i 5 minuti di Jill su Instagram erano quello che mi dava la carica la mattina. E devo dire che sono meglio. Non sono dimagrita, quanto volevo, ma quello purtroppo è una cosa mia perché io ho il metabolismo molto lento e so che dimagrisco poco, però 5 kg l'abbiamo tolti. E la cosa importante è che io ero intossicata dai farmaci che prendo per la mia malattia. E quindi avevo il fegato molto affaticato. E le analisi ho fatte l'altro giorno e sono tornate normali. È ancora un po' ingrossato il fegato, però quello ci vuole un po' e mi hanno detto di continuare a fare movimento e la dieta che sto facendo, la dieta, il metodo che mi ha raccomandato Jill, eccetera. Quindi io mi sento molto più energica e ho usato i pantaloni Bigood e le gambe sono liscissime, mi piacciono da morire e sono anche di circonferenza hanno diminuito. Hai perso 5 kg in quanto tempo? Ho perso 5 kg in un mese e mezzo. New Balance, mi ha detto che ti è piaciuto New Balance. Perché ti piace New Balance? È l'unico prodotto che mi ha fatto passare un po' le vampate. Non sono passate del tutto perché purtroppo evidentemente io sono un soggetto particolare, però le hanno molto diminuite, nel senso che non ce n'ho più tante e quelle che ho sono molto più leggere. Entri nel negozio di G. Cooper. Quali sono i prodotti che ti sono rimasti più nel cuore e lauri con cui acquisteresti? Adesso riacquisterei sicuramente i prodotti di Gille e in particolare i U Balance, il prodotto per la menopausa, e la crema per il viso rigenerante che è fantastica. E anche quello, sempre la mia stilista mi ha detto che ho la pelle molto liscia. Io ho problemi che mi si formano delle palline di grasso sottocutanee e con questo ce n'ho molto di meno, insomma, e quindi era molto soddisfatta anche lei. Il Glicopen, quello che mi ha Glicopen. aiutato tanto, e il Noni la mattina perché mi dava tanta carica, questo sì. Yes, I can.